e poi aggancia qua qui, no? Tanto si aggancia di là, quindi questo dentro, no? Poi io leggo le mani qui, qui, leggo i piedi qui al... Si può vedere, questi? E questo generalmente se, ecco, può legare il braccio, vede, può legare il braccio di qua di là, e i piedi lo stesso a questo tappiolo qui. Dunque, e qui se c'è questa cinta perché sono terribili, questa qui per legare alla vita, la vita in modo che non si muova. Intanto mette a questo modo, cioè vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si vede in questo modo, si vede, altrimenti non si regge, e rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capace di fare questo qui. Questo può essere una ragazza che va dentro, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, guarda, passo una qui dentro, se lo troviamo, questo qui, sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile poi, con le mani, non è possibile. L'ha visto? Il demone ha paura dell'esorcista. L'esorcismo è lui che ha paura e non abbiamo paura noi. E sono contento di dare in botta al demone. Quando mi dice il demone chi sei, io domando, Satana, ora mi sei capitato, adesso ti ho dato un sacco di botte. Dunque, e quindi è lui che grida. Perché quando grida la persona, ci sono dei grida qui delle suore che si sentono forse fino in fondo, fino alla strada si sentono. Dunque nel giardino, ma non è certamente la persona che grida, ma è il demonio che sente queste botte, diciamo così. Scuoto l'inferno, vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua, prende l'acqua. Lasciami! Prende l'acqua. Sì, ci ho pensato, ma... L'acqua, l'acqua. Non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? Sta buona, forza. Ci abbiamo pensato. Mamma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vaffanculo! Signor Gesù Cristo, mi chiedi per vederlo Padre, ti ringrazio. È di Cristo. Ecco l'acqua del Signore. Dunque Gesù mi viene una forza particolare. Dunque ho notato questo. A volte il demonio, quando, siccome l'esorcismo sono come fosse uno bastonate, picchia il demonio, no? E metto l'acqua santa nella mano, mi brucia, mi sono accorto di questo. Il demonio è furbo e cerca di parlare per riposarsi. Avete visto mai i pugili? Quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, respirano un attimo. Il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non mi sono dato diretta. Continuare l'esorcismo.
in modo che non si attrae, qua sono botte, 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 botte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Moligno, moligno. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta fra le donne. Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, no, maligno, maligno, Cristo è più forte, caccia via, di la verità, di la verità, di la verità a questa signora, esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste, come, esiste il demonio! Come fa a dimostrarlo? Come fa a dimostrarlo che esiste? Le guerre, tutto, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene? Ma che... Now I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging, the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Yeah.